Buongiorno, Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Risale al novembre di 2 anni fa la richiesta formale del procuratore Luigi Ciampoli di procedere a carico di Steve Pizzenik, funzionario allora del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, per concorso nell'omicidio di Aldo Moro. La notizia era clamorosa, ma non ottenne alcun clamore dai grandi media. E si spiega. Pizzenik fu inviato appositamente in Italia per fungere da consulente del governo italiano e in specie del Ministero degli Interni Francesco Cossiga all'epoca. Ma l'iniziativa di Ciampoli arriva ora con grande ritardo. Lo stesso Pizzenik aveva reso noto pubblicamente il suo ruolo nella vicenda nel 2008, ammettendo di avere attuato una vera e propria manipolazione strategica affinché Aldo Moro fosse ucciso. Bisogna ricordare qui che ci fu un'inchiesta del commentatore di Pandora TV, attualmente Webster Tarpley, che allora, fin da allora, chiamò in causa proprio Steve Pizzenik come uno dei responsabili dell'operazione politica che condusse all'arrapimento e all'uccisione di Aldo Moro, ma anche allora non se ne fece niente, venne considerato forse un complottista, semplicemente cadde il silenzio. Ma perché Pizzenik partecipò all'operazione? Perché, sono le sue parole, bisognava stabilizzare l'Italia, dove un partito comunista stava per arrivare al governo. E siccome Moro era stato uno dei protagonisti di questa operazione, che poi fu definita del compromesso storico, bisognava liquidare Aldo Moro. Tutto questo spiega molte cose e non c'è ragione per dubitare delle parole dello stesso Pizzenik. Moro venne ucciso per non avere obbedito agli avvertimenti americani che lo dissuadevano dal fare questa operazione. Sappiamo anche che questi avvertimenti ci furono perché lo ricordò lo stesso Moro ai suoi collaboratori. Ma intanto questo ci dice molte cose ed è per questo che io oggi ne voglio riparlare, anche se non so che fine farà questo processo, se verrà riaperto o no. Ci dice molte cose. La prima di queste è che ci fu uno Stato estero, cioè gli Stati Uniti, che cospirò contro la democrazia italiana. In sostanza, venne prodotto un golpe attraverso l'uccisione di Aldo Moro. Non ce ne siamo accorti solo perché è stato un golpe originale, diciamo così. Seconda considerazione, che le Brigate Rosse, branco di criminali ma anche di stupidi, furono eteroguidate. Molti di loro non lo sapevano, non lo seppero, alcuni di loro invece con molta buona probabilità erano degli agenti degli Stati Uniti d'America dentro le Brigate Rosse. Sappiamo infine che sul palcoscenico di Via Fani, quel 16 marzo 1978, c'erano, per usare le stesse parole di Luigi Ciampoli, i nostri servizi segreti e quelli di altri paesi interessati a creare caos in Italia. Di prove ce n'erano a Iosa anche allora. Lo stesso Pizzenik, in un'intervista postuma a Gianni Minoli su Rai Storia, postuma nel senso non dopo la sua morte perché è ancora vivo, ma dopo molti anni, ribadì che doveva morire Aldo Moro per sconfiggere le Brigate Rosse. Una formulazione ambigua, ma insomma, doveva morire. E il venerabile Licio Gelli, prima di morire, questa volta postuma, a piede libero, raccontò anche lui in un'intervista alla Sette italiana che, sempre citazione tra virgolette, quasi tutti i vertici dei comitati di crisi che avrebbero dovuto indagare sul rapimento e salvare Aldo Moro durante i giorni della prigionia erano iscritti alla loggia P2. Adesso a quanto pare Ciampoli, per conto della Procura Generale della Corte d'Appello di Roma, chiama in causa di nuovo un intero gruppo di brigatisti,
tra cui Mario Moretti, Barbara Balzerani, Valerio Morucci, Adriana Faranda, Raffaele Fiore, Raimondo Etro, tutta gente che a suo tempo si trincerò dietro alla facoltà di non rispondere su molte questioni riguardanti proprio gli eventi di cui stiamo parlando. Tutti protagonisti di un complotto contro la democrazia, che hanno raccontato bugie una dietro l'altra, coprendo se stessi, forse per la vergogna, ma non tutti si coprivano per la vergogna, qualcuno di loro si è coperto per salvarsi la vita, ma anche coprendo i burattinai che lo guidarono. Sono passati 38 anni, ma potremmo capire meglio i colpi di Stato che sono in corso adesso, in questo momento, mentre state guardando queste immagini, e le azioni terroristiche che stanno bombardando la scena europea, la Francia, la Germania, per ora il Belgio e altrove. Capiremmo meglio molte cose adesso se ritornassimo a guardare quello che successe in quegli anni in Italia, purché si potesse o si volesse andare a fondo, almeno adesso. Ma tutto era chiaro allora, è chiaro anche oggi. Bisogna capire che cosa sono queste grandi operazioni di manipolazione, chi le conduce, chi le guida, chi le realizza. Tutto questo sta scritto anche nella storia del nostro paese. Gli unici che non hanno diritto di provare stupore sono proprio gli italiani. E buon viaggio a tutti intorno al sole. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it.